Carmine, allora, un sisma di magnitudo 4.0 ha causato comunque danni molto ingenti, quindi anche in quel caso forse il problema è stato di aver costruito senza criteri? Allora, voglio approfittare di questa ricorrenza per ricordare che l'Italia è un paese ad alta pericolosità sismica e per la vulnerabilità degli edifici ed anche ad elevato rischio sismico. Il terremoto di Ischia è un caso emblematico di come conoscere bene il territorio può fare la differenza in prevenzione, perché i terremoti di Ischia sono i terremoti di Casamicciola. I dati storici ci dicono che è sempre Casamicciola principalmente la località che viene colpita. I terremoti sono molto particolari perché non hanno un'elevata profondità, ma hanno in sé una grande energia. Pensate un po' che la stazione accelerometrica posizionata a Casamicciola Centro ha subito delle accelerazioni pari, confrontabili con quelli di Amatrice Centro, pur avendo un magnitudo 4, perché non è la magnitudo che fa la differenza sui danni. Assolutamente no, ci sono altri meccanismi che sono amplificazione di sito, sono come nel caso di Casamicciola gli effetti di sorgente, cioè quando l'energia del terremoto viene convogliata da una profondità molto molto limitata, abbiamo in un'area molto ristretta ma delle accelerazioni veramente importanti con dei movimenti al suolo molto importanti in altissima frequenza che sono gli effetti di sorgente. Allora l'Italia è un paese ad alta pericolosità sismica. Abbiamo un'elevata vulnerabilità, di conseguenza abbiamo un elevato rischio sismico e bisogna lavorare e ragionare in prevenzione, perché non dobbiamo scoprire dopo ogni emergenza che noi abbiamo il problema della ricostruzione, del soccorso e del post-emergenza che è diventata una cosa veramente difficile da gestire. Quindi noi sappiamo che un territorio può essere soggetto ad emergenza sismica, facciamo le pianificazioni come si fanno, facciamo le carte di microzonazione sismica e lavoriamo. Finalmente in prevenzione ci sono gli strumenti. Il sisma bonus non è possibile che sia passato da 2 anni circa e i soldi spesi per il sisma bonus sono veramente un'inezia rispetto a quello che si poteva fare. La gente sembra non essere interessata alla prevenzione e probabilmente dobbiamo cambiare il nostro sistema anche di comunicare la prevenzione, perché se la gente non è interessata a un problema dobbiamo cominciare a farcelo.